Rispetto al passato, quest'anno c'è molta molta meno acqua, difatti si vedono le pietre a vista, a volte l'acqua arriva praticamente a sommergere tutte le pietre, addirittura a volte per camminare bisogna mettere lo zaino sopra la testa perché l'acqua arriva a volte anche alla vita, ecco, e quindi non si riesce magari a passare. Adesso ci sono 20-25 metri di pietre scoperte e questa è una cosa abbastanza sensazionale, ecco, che erano anni che non si verificava, almeno io negli anni che sono venuta qui e non ho mai visto uno spettacolo del genere. La preoccupazione c'è perché credo che per ritornare alla normalità dopo la situazione di quest'anno dovranno passare almeno un paio d'anni, secondo me dovrebbe piovere, quindi dovrebbe piovere più che abbondantemente per un paio d'anni per poter ristabilire, credo, questa situazione. Quella che ci aspetta sarà una campagna molto probabilmente assai scarsa in termini di quantità di produzione olivicola. Purtroppo hanno influito in maniera determinante le questioni climatiche. Vecchio, danno vecchio, però la situazione è questa.